Allora, uno può fare la classica obiezione che fanno i preti. Questo l'ha scritto un massone. Beh, cosa cambia? Anzi, per fortuna che da Che questo punto esistono di i vista massoni. ci sono dei massoni, io disprezzo in maniera definitiva la massoneria. Non l'ho mai assolutamente È un gioco accettata. sporco all'interno della È società. un gioco molto sporco che oltretutto ci riferiamo al grande scrittore e conoscitore della tradizione, Iulius Evola, che ha scritto un libro dimostrando in maniera inoppugnabile come la massoneria è una grande traditrice della tradizione esoterica, iniziatica, mediterranea, egiziana, caldea. Indiana, caldea, egiziana, pitagorica. Quindi li disprezzo. Però, se questo mi dice documentatamente tutti i furti che a danno degli italiani fa il Vaticano, Ben io sono venga. ben contento. Allora, smentisci i dati che porta questo Teodori, che è un professore universitario, invece di dire che siccome è massone non va preso in considerazione. Ecco il punto cardine di tutta la questione. E adesso passiamo a quello che dice Orazio su questo argomento. Allora, qui c'è da divertirci, sì. Senza entrare nel merito della logica del rasoio di Occam. Occam, senza entrare nel merito della filosofia di Kant e di altri, basta semplicemente andare a recuperare quello che teorizzava a livello puramente filosofico Epicuro, che già si ha l'esatta dimensione della collocazione di qualunque religione all'interno della scienza e cultura antropologica umana, in qualunque luogo e in qualunque tempo. Allora, sentiamo che dice Epicuro, che è interessantissimo e da qui poi può nascere un ulteriore sviluppo. Ora, Il comunque, male. Epicuro è il padre della cultura, della nostra cultura, Certo. perché appunto epicureismo, stoicismo, Esattamente. pitagorismo, Esattamente. platonismo costituiscono il neoplatonismo. Esattamente, esattamente. Allora, che dice Epicuro? Quello allora ha scritto e detto tante cose Epicuro, ma quello che ci riguarda qui è la sua teoria sul male e gli dèi. Allora, Epicuro affronta anche la questione degli dèi che, secondo Epicuro, non si occupano dell'uomo in quanto vivono negli intermundia, che poi vediamo che cos'è, cioè in spazi situati fra gli infiniti mondi reali e del tutto separati da questi, che poi entriamo negli universi paralleli, un discorso che già Epicuro 2.400 anni fa aveva affrontato. Essi perciò non hanno esperienza dell'uomo, gli dèi. Affronta quindi la questione del male rispetto agli dèi e procede per gradi. Questa è filosofia, questo è ragionamento, non quella teoria del cazzo che raccontava che l'imbecille è lì. Allora, che cosa dice? Gli dèi, allora punto uno, gli dèi non vogliono il male, ma non possono evitarlo. No? Poniamo questa ipotesi. Quindi gli dèi risulterebbero buoni, ma impotenti, il che se è un Dio non può essere, perché un Dio non può È un essere Dio, vabbè. impotente. No, un Dio loro, che è il Dio Qualunque assoluto, invece Dio. una divinità, quale concepita dal politeismo, è una divinità limitata alle Certo. sue singole possibilità, che è ben diverso. Parliamo del Dio Giavè. Quindi. Che poi Mauro Biglino ha ampiamente Oh, dimostrato che la Bibbia lo non lo sappiamo. tratta da Dio, ma la tratta assolutamente da uomo. Allora, andiamo avanti. Allora, primo caso, gli dèi non vogliono il male, ma non possono evitarlo, il che non è possibile. Quindi così ragiona un teorico, no? Non è possibile, perché è in conflitto, come si dice, in contrapposizione la premessa con il risultato. Esattamente. Punto 2. Gli dèi possono evitare il male, ma non vogliono, perché il male esiste, no? Sappiamo bene che il male esiste. Gli dèi non sappiamo che esistono, ma il male esiste. La premessa è questa. Quindi gli dèi non possono evitare il male, ma non vogliono. Quindi gli dèi risulterebbero cattivi, il che non è possibile, perché se un dio è un dio, deve essere ovviamente anche buono, no? Ipotesi terza. Gli dèi non possono,
e non vogliono evitare il male. Quindi gli dèi sarebbero cattivi e impotenti contemporaneamente, il che non è possibile. Quarto, gli dèi possono e vogliono, ma poiché il male esiste, allora gli dèi esistono, ma non si interessano dell'uomo. Questa è la conclusione che Epicuro considera vera, oppure l'alternativa, l'ultima alternativa, che gli dèi sono indifferenti alle vicende umane e si chiudono nella loro perfezione. E l'altra ulteriore conclusione. Tali considerazioni di tipo fisico, cosmologico e teologico spingono Epicuro a considerare la felicità come coincidente con l'assenza di paure e timori, e questo è il fondamento della religione, che condizionano l'esistenza in modo negativo. Ritiene e non oltre, come fanno questi preti che hanno spaventato l'umanità per 2000 ad uso anni. E consumo, perché così ci danno la soluzione, è così naturale, ci danno l'anno santo, così ci danno tutte le altre porcate. Ritiene inoltre che il male, sempre Epicuro, derivi dai desideri che, se non appagati, generano insoddisfazione e quindi dolore. Questi possono essere artificiali e naturali, necessari e non necessari. È inoltre doveroso aggiungere che il motivo per cui Epicuro afferma che gli dèi si disinteressino dell'uomo è che essi, nella loro beatitudine e perfezione, non hanno bisogno di occuparsi degli uomini. Affermare che per gli dèi sia necessario occuparsi in qualche cosa o di qualche cosa, in questo caso degli uomini, significherebbe dare un limite al potere immenso degli dèi, che invece non hanno bisogno di interessarsi alla vita terrena. Quindi il fatto che questi cialtroni delle varie religioni in giro per il mondo ci facciano pentire di essere uomini col peccato originale o con altre prestazioni di catarsi per riuscire a raggiungere la perfezione o puttanate varie, è una follia demenziale, intenzionale, usata e in questi ultimi millenni massificata per coercizzare le masse, per utilizzare il potere, per assumere il potere. Questa è la funzione della religione in qualunque epoca, in qualunque realtà sociale, in qualunque latitudine. Oh, non solo, e concludiamo questa prima fase delle nostre interviste ripetendo l'ignobile farsa delle indulgenze. Allora, l'abbiamo già detto tante volte, continuiamo a dirla. Allora, noi non ci rivolgiamo contro queste pratiche del cattolicesimo perché siamo anticattolici. Noi lo siamo perché vogliamo liberare l'umanità dal lavaggio del cervello, che dalla è ben paura, che è ben diverso. Allora, per millenni, perché continuano anche adesso a fare le indulgenze, questo qua ha dato l'indulgenza quando l'hanno fatto Papa, a chi guardava la manifestazione, la manifestazione, capito? Gli ha dato l'indulgenza, gli ha dato, dice basta che apri la televisione. Hai ammazzato 200 persone. Basta che apri la televisione e guardi la sceneggiata e c'hai l'indulgenza, attenzione. Ma la sceneggiata che significa? Significa che lì c'è una pubblicità che paga. E sai quanto ha pagato la pubblicità? La più grande ricchezza al mondo. Inserita. Il 65% della ricchezza mobile mondiale. Paga. Sì, ma lasciamo stare qua. La pubblicità di vedere la cosa. Ah, certo. La pubblicità. 2 miliardi di persone che guardano questa allora, stronzata. Allora, la pubblicità che è stata inserita in quella cosa, quanti soldi ha dato? Se ti spieghi perché ha dato l'indulgenza, te credo che ha dato l'indulgenza, vale molto di più quei soldi lì, no? Di quanti soldi che singolarmente il singolo fesso va a dare, no? Singolarmente al prete perché gli dica delle messe dopo che è morto. C'è quel film carinissimo di Pieraccioni, Il principe e il pirata, che fa vedere il pirata che è quello che fa sempre coppia con Pieraccioni, Ceccarini, che fa vedere che questo pirata era un bastardo simpatico, pirata. Che fra le altre cose simpatiche andava a fregare a questo dentro le chiese, metodicamente. Sì. Ah, che soddisfazione. Sì, andava a fregare. Se io andassi per chiesa, la prima cosa che farei sarebbe proprio questa. Sì, andava a fregare i soldi, adesso me lo ricordo. Capito? Carino. Andava al banco, sì. Diceva. E
Questa è la realtà di questo mondo, capito? Allora dice, io adesso gli ho lasciato 2-5 mila euro prete perché vi dicesse delle messe, e la Madonna fate dire messe. Okay. Allora è così, come quello che dice guarda che sopra c'è un asino che vola, è la stessa cosa. Vabbè, signori miei, noi abbiamo detto alcune cose, abbiamo portato degli esempi, abbiamo documentato di una dialettica infame che è quella che si avvale, queste dialettiche si avvalgono per convincere veramente le anime semplici, ma le anime semplici, aiutatele veramente, ci sono stati tanti preti che veramente si sono prodigati per le anime semplici, e dategli qualcosa invece di fregargli i soldi, soprattutto i soldi che adesso vi fregate con l'IMU che non andate pagando, voi che siete più ricchi d'Italia, il 30% degli immobili romani è in mano alla Chiesa Cattolica. Che avete che impoverimento provocate, ma scalzoni delinquenti, per comprarvi vestiti e per fare le vostre orge di ricchezza, di lusso, che vediamo ogni volta in quelle sceneggiate che fate in quella piazza. E basta, no? Ci siamo stancati.